Dunque, questo video è una sorta di video risposta, ma anche no, a tutti quei video, quegli articoli che ci spingono ad alzarci alle 5 di mattina per migliorare la nostra produttività. Ma anche no, perché lo scopo di questo video non è dire se la cosa funzioni oppure no, ma è vedere se e quali prove scientifiche ci sono a supporto di questa tesi. Cercando su YouTube ho trovato una discreta quantità di video anche in italiano, quindi me ne sono guardati un bel po' per poter affrontare questo argomento e vedere punto per punto tutto ciò che viene normalmente detto in questi video. Quindi senza un ordine apparente io procederei. In primis partirei da un'osservazione in particolare, ovvero l'utilità di questo. Lo scopo principale dello svegliarsi molto presto, attorno alle 5-5.30 se non prima, sembra essere quello di guadagnare almeno un paio di ore di tempo da poter dedicare alla propria salute psicofisica oppure al lavoro. Tralasciando la prima opzione, di cui parleremo dopo, io mi concentrerei sulla seconda, ovvero ho questa domanda: ha sempre senso guadagnare 2 ore di lavoro la mattina per poi toglierle alla sera? Sì, perché ricordiamoci che in ogni caso si devono comunque mantenere quelle 7-8 ore di riposo. Se non lo si fa, si va a minare la propria salute, ma anche la stessa produttività che stiamo cercando di incrementare invece. La deprivazione del sonno ha diversi effetti negativi, come ad esempio la perdita di attenzione, la difficoltà a concentrarsi, fino anche ai più gravi, come sembra essere addirittura la possibilità di sviluppare tumori. Quindi se ti alzi prima, devi anche andare a letto prima. Ti svegli alle 5, vai a letto alle 21. Lo fareste davvero? Ma tornando a noi, ha sempre senso fare questa cosa? Ai commenti di chi fa il contadino piuttosto che il metalmeccanico o insomma lavori per cui ci si alza molto presto, qualcuno obietta dicendo che l'esperimento che ha fatto serviva solo a capire se guadagnare 2 ore di lavoro la mattina potesse effettivamente essermi utile. Perché? Perché faccio il libero professionista. Peraltro più di qualcuno aggiunge che la sera tende ad essere poco produttivo, ad uscire poco con gli amici o per altre cose, e quindi sostanzialmente passerebbe la serata davanti alla TV a guardare Netflix. Vi ricorda qualcuno? Dunque, semplificando al massimo, potremmo dire che esistono tipi di lavoro per cui la parte predominante prevede compiti di tipo analitico, potremmo dire, ovvero calcoli matematici, operazioni manuali, compilazione documenti, eccetera, eccetera. Ed esistono invece altri lavori cosiddetti creativi, dove invece devi far viaggiare la mente per inventarti qualcosa, che sia scrivere, risolvere problemi, dipingere o farsi venire in mente qualche buona idea a cui nessun altro ha pensato fino a quel momento. Tuttavia, questi due macro gruppi di lavori in teoria non dovrebbero essere eseguiti nello stesso periodo della giornata. Mi spiego meglio. Diversi studi hanno analizzato l'attività cerebrale nei vari orari, nei vari momenti della giornata, evidenziando come nelle prime ore del mattino, ovviamente, come potete immaginarvi, siamo più attivi, abbiamo la mente più lucida, più reattiva, siamo freschi e pieni di energia da utilizzare per studiare, per lavorare in ufficio, per fare calcoli o per fare riunioni importanti. Se invece dobbiamo compiere principalmente lavori manuali, l'orario migliore è quello pomeridiano, in cui la coordinazione mente-corpo è più efficiente. Allo stesso tempo le attività creative sono favorite durante le ore serali, quando sì la mente è stanca e comincia ad accumularsi la melatonina che a lungo andare ci spingerà a dormire. Ma allo stesso tempo i circuiti del pensiero sono in qualche modo rotti, e quindi questo ci permette di guardare i nostri problemi da un'altra prospettiva, permettendoci magari di avere il cosiddetto lampo di genio. Quelli che in inglese vengono anche chiamati aha moment. Aha! Mi fa sempre ridere perché mi ricorda il buzzer del Tabù, non so se ci avete presente. Non so, sono stupido. Io stesso ho scritto questo video tra pomeriggio e sera, e guarda caso il momento di massima aspirazione era quello tra le 20 e le 21, quando poi però dovevo interrompere per andare a cena. Porca di quella! Il ciclo circadiano influenza non solo l'alternanza di sonno e veglia,
ma anche le nostre funzioni cognitive, come ad esempio l'attenzione, la memoria, la capacità decisionale e via dicendo. Ad esempio, la maggior parte delle informazioni viene incisa nella nostra memoria proprio durante la notte, quando il cervello non è oberato da altre richieste veniali come ricordarci di essere al mondo. Ma in realtà dipende tutto da quando noi raggiungiamo il nostro picco circadiano. Se lo raggiungiamo la mattina siamo mattinieri, se lo raggiungiamo il pomeriggio siamo nottambuli. Quindi non è importante fare le cose meccaniche la mattina e quelle creative il pomeriggio, bensì fare quelle meccaniche e che conosci nel momento in cui sei più attivo, mentre quelle creative o che devi imparare da zero nel momento in cui magari sei un po' più stanco ma sei più rilassato. Che poi esistono davvero i mattinieri? Che cosa si intende? Dunque, che esistano i mattinieri è ormai assodato. Ci sono studi già degli anni 40 che ne suggerivano l'esistenza. Pare che stiamo parlando di esseri mitologici, no? Alti ma un po' bassi, coi capelli mori ma chiari. Sei alta, brava. Coi capelli raccolti. Ero sotto la doccia, c'è un po' le ginocchia certo. Punta. Ginocchia punta? Ammetti. Allora non è lei. In particolare, uno studio del 2016 è riuscito addirittura ad identificare ben 15 geni che sembrerebbero correlati con questo tipo di comportamento. Indubbiamente alle 5 di mattina non c'è anima viva in giro, quasi. Quindi poco traffico, niente clacson che suonano, niente persone che urlano, bambini che piangono, colleghi stressanti. Quindi si tratta di un ottimo momento per potersi rilassare, leggere un libro, ma anche lavorare ovviamente. Quindi, pur dormendo lo stesso numero di ore, abbiamo a disposizione del tempo tutto per noi. Ma a quale prezzo? Andando a dormire alle 21 o 22, insomma, sappiamo di dover rinunciare a qualcosa, come ad esempio le cene con gli amici, le serie TV o, insomma, a parte dello svago, che però può essere spostato alla mattina, ovviamente cambiandone le modalità. Ad esempio possiamo leggerci un buon libro in silenzio invece di stare davanti alla TV, che non è male. Altrimenti ci rassegniamo a fare qualche sgarro. Se dobbiamo uscire con gli amici, usciamo, ci godiamo la serata, in tranquillità, rilassati, e sappiamo che la mattina successiva dovremo dormire qualche ora in più per recuperare, quindi dovremo rompere un pochino la routine. Oppure una pennica nel pomeriggio. Sapete ad esempio che il calo della palpebra dopo pranzo è fisiologico? Me cala la palpebra, cose guida sempre, sempre. Un espresso? Qualsiasi pasto porta sonnolenza. In questo momento della giornata il nostro corpo è impegnato nella digestione e peraltro autonomamente riduce i livelli di cortisolo, quindi la soglia della nostra attenzione. Inoltre riduce anche i livelli di neurotrasmettitori che servono a mantenerci svegli, come ad esempio l'oressina. Per questi motivi è il momento peggiore per fare operazioni delicate, discutere con colleghi. Diversi studi allora hanno indagato se fare un pisolino durante l'arco della giornata potesse aiutare a ripristinare i livelli di attenzione. E posso dirvi che in generale appisolarsi almeno una volta durante l'arco della giornata torna sempre utile. Quanto a lungo sia necessario dormire per recuperare appieno le proprie capacità dipende fondamentalmente da quello che dobbiamo fare prima e dopo, che sia studiare, lavorare o fare sport o altre cose. Ad esempio, si è visto che fare una pennichella lunga, diciamo, cioè tra un'ora e un'ora e mezza, aiuta soprattutto Fare una pennichella lunga, diciamo, serve a migliorare l'apprendimento sensoriale, mentre per altre attività è sufficiente dormire molto meno, una mezz'ora, 20 minuti, per evitare di entrare nella fase REM. Insomma, bisogna lavorarci ancora un po', però nel dubbio un 20-30 minuti sul divano ve li potete concedere, secondo me. Me cala la palpebra. Di certo, svegliarci 1-2 ore prima la mattina ci evita di dover scappare per andare a lavoro e quindi ci permette di fare una colazione come si deve. Questo è un vantaggio sotto almeno due aspetti. Abbiamo un risveglio più progressivo, meno traumatico, il che ci può mettere sicuramente di buon umore. E soprattutto possiamo mangiare meglio, abbiamo tempo per una marmellata o per uno yogurt con una spremuta appena fatta. Tra parentesi, sappiate che bere il caffè la mattina, appena svegli, non serve a una ceppa. Questo ve lo dico perché questa cosa ha sconvolto anche me. Pare che la caffeina non abbia alcun effetto la mattina perché siamo già elettrizzati dal cortisolo, che è ai massimi livelli. Il caffè non ci fa partire con maggior grinta, anzi, finisce
per alzare il livello di tolleranza, di conseguenza rendendo inutili anche le pause caffè successive. Invece prendersi un caffè a metà mattina o metà pomeriggio è tutta un'altra storia. Invece uno dei contro che viene spesso evidenziato da chi cerca di svegliarsi verso le 5 o da chi già lo fa per questioni lavorative è il fatto di doversi alzare quando ancora non c'è il sole. Sapete che la luce ha un forte effetto sul nostro sistema nervoso, e sia di giorno quando ci mantiene svegli, sia la sera quando è più buio e quindi il nostro corpo capisce che è il momento di riposarsi e ci indica la strada verso il cuscino. Per maggiori informazioni al riguardo vi rimando ad un altro video che ho già fatto qualche tempo fa in cui parlavo proprio di questo. Una buona idea che può aiutarci ad arginare questo problema e quindi facilitarci il risveglio anche quando fuori non c'è il sole, potrebbe essere cominciare la giornata facendo un qualcosa che ci metta subito di buon umore. Alcuni suggeriscono di meditare, altri di leggere o comunque di dedicarsi del tempo, insomma. Ma più di tutto viene consigliato di fare attività fisica, ma su questo punto devo fare delle precisazioni. Infatti molti studi hanno già dimostrato, e gli sportivi agonisti lo sanno bene, che la nostra massima efficienza fisica arriva solo nel pomeriggio, dopo la digestione. Cuore e polmoni pompano come se non ci fosse un domani, i muscoli sono più tonici, grazie anche all'aumento del testosterone, che ricordiamo essere prodotto sia dagli uomini che dalle donne. Attenzione, non voglio dire che sconsiglio di fare attività fisica la mattina, anche perché la maggior parte di voi immagino che per attività fisica intenda farsi una passeggiata o farsi un giro in bici al massimo, non di più. Questo vale soprattutto per gli atleti. La differenza in questo caso tra il momento, l'orario di massime prestazioni e quello di minime prestazioni effettivamente è evidente. Nel caso di una persona sedentaria o limitatamente attiva invece la differenza è veramente risicata. Inoltre va considerata l'età dell'atleta. Più si invecchia, più il picco di efficienza fisica si sposta, si viene anticipato, fino ad arrivare verso i 50 anni addirittura ad avercelo la mattina invece che il pomeriggio. Se poi ci aggiungete che l'alternativa è non fare nulla di nulla tutto il giorno, allora va bene anche se fate sport la mattina, ecco. Ma se la mattina non può essere considerato l'orario migliore per fare dello sport, lo è invece per fare sesso, che a tutti gli effetti può essere considerata attività fisica. So già che le donne staranno sbuffando e gli uomini staranno imprecando, ma sappiamo che il picco di testosterone, quindi di eccitamento dell'uomo, arriva alle prime ore del mattino, momento in cui invece la donna sta dormendo di gran carriera perché ha il picco di melatonina invece. Tuttavia anche la donna si eccita la mattina, perché comunque ha un aumento di testosterone, quindi secondo me potreste trovare un punto di incontro. Che ne dite? Comunque sì, fissare una piccola routine da eseguire appena alzati sembra essere la mossa vincente per riuscire nell'impresa di svegliarsi presto la mattina. Non è difficile capire il perché, il cervello non deve trovare particolari motivazioni, non deve ragionarci particolarmente a lungo, vi alzate, lo fate quasi in automatico, insomma. Poi finalmente quando vi ricordate come vi chiamate, allora è il momento giusto per cominciare a fare qualcosa di più impegnativo. Facendo un rapido sondaggio tra chi mi segue anche su Instagram, ho visto che la maggior parte, dopo aver espletato le funzioni corporali fisiologiche, si dedica principalmente ai social. Ecco, diciamo che il tempo guadagnato alzandoci alle 5 del mattino, dopo aver fatto tutta quella fatica per riuscire a svegliarci per tempo, potrebbe essere impiegato in una maniera migliore che non dedicandolo ai social. Se poi dedicate questo tempo e usate i social per informarvi o acculturarvi, questa può essere vista come una sorta di attenuante, se vogliamo, ecco. Chiudo ricordandovi solamente che invece leggere la mail la mattina appena svegli sarebbe un'attività da evitare. Sono state fatte diverse analisi che hanno dimostrato come le mail siano uno dei fattori che abbassano il rendimento lavorativo. Tra l'altro, così facendo vi ritrovate ad incominciare la giornata lavorativa effettiva con le balle già girate, e da lì la situazione può solo peggiorare. Insomma, cominciare la giornata con il piede giusto, facendo qualcosa che ci piace o che ci darà soddisfazione dopo, come pensare di aver già fatto le pulizie e quindi di non doverle fare dopo quando si torna a casa da lavoro, credo che sia il vero punto di forza delle routine di questo tipo. In fondo si tratta solo di autosuggestione.
Ma se funziona, peraltro autosuggestione gratuita e non venduta a caro prezzo come invece l'omeopatia. Un problema sicuramente da non sottovalutare è il vostro partner. Se convivete con qualcuno, il fatto di cambiare così radicalmente le vostre abitudini potrebbe creare qualche problema. Niente insormontabile, però potrebbe capitarvi che il vostro partner vi mandi a fare benedire perché svegliandovi presto la mattina svegliate anche lui. Se poi però le attività che svolgete durante la mattina o le prime ore della mattina sono attività silenziose, come ad esempio leggere un libro, credo che non ci siano grossi problemi. Tra l'altro ho trovato uno studio interessante che analizza i dissidi che si possono creare nelle coppie formate da partner con abitudini diametralmente opposte, cioè mattinieri insieme a nottambuli. Sembra infatti che coppie con abitudini molto sfasate tendono a trovare meno tempo per parlare e per fare cose assieme, oltre a litigare di più e fare meno sesso. Infine vi ricordo che svegliarsi tardi la mattina è tipico dei giovani, come svegliarsi presto la mattina è tipico degli anziani. E per tipico non intendo che sia una consuetudine facile da riscontrare anche tra i vostri parenti delle varie fasce d'età, ma che è stato provato più volte che c'è una motivazione fisiologica dietro. I giovani tendono ad avere un ritmo circadiano un po' ritardato che si sposta più avanti nella giornata, mentre invecchiando il ciclo circadiano tende ad essere anticipato. Quindi se non avete superato i 50 anni non credo abbia molto senso sforzare il proprio corpo ad adottare dei comportamenti che invece sono tipici dell'invecchiamento. Avrete tempo per svegliarvi all'alba senza motivo e per maledire il cielo perché vi siete alzati alle 4:30 per fare la pipì e poi tornate a letto e non riuscite più a prendere sonno. Avevo sete. Ho sentito un rumore strano in garage. Che poi, guarda caso, tutti gli imprenditori di successo che dicono di seguire questa routine dalle 5 di mattina hanno tutti più di 50 anni. Schulz ne ha 66, Cook ne ha 59, Branson ne ha 69, a suo tempo anche Steve Jobs, Elon Musk è probabilmente il più giovane, che poi va a sapere se è vero o se sono solo dicerie. E anche fosse, ci credete davvero che loro si svegliano tutti i giorni alle 5 di mattina? Comunque sapete che neanche io sono qui a dirvi se va bene alzarsi alle 5 del mattino oppure no, o se fa bene oppure no, anche perché in scienza non esiste quasi mai una risposta univoca alle domande, ma un po' di dati sperimentali in merito ora li avete e potete scegliere autonomamente quando puntare la vostra sveglia. Tutto il resto è fuffa.